Qualche mese fa sono stata lasciata. Dopo mesi di prese per il culo, da 1,60 m di insicurezza e complesso di Edipo. Ovviamente con le solite frasi fatte tipo: tu sei troppo per me, non me la sento, il problema non sei tu, sono io. Ma che intuizione geniale, che uomo meraviglioso, ma dove sei stato tutto questo tempo? Bravo, complimenti, grazie per la fiducia, torni a trombarci. E io a dirgli: amore, più che se te la senti, bisogna vedere se te la trovi. Perché in realtà, quella che non se la sentiva mai, è lui. Ma non ti preoccupare, manterrò il segreto. Poi avete capito, no? Io non sono una di quelle ragazze che si lascia e subito si deve vendicare, deve sputtanare l'ex su internet. Ma quando mai? No! Io non porto assolutamente rancore. Anzi, sono certa che presto troverò un uomo più alto e decisamente più lungo. Lo so, sono argomenti delicati. Non è giusto ridere, non è giusto fare battute, non è giusto prendere in giro la forcina da capelli che c'aveva Luigi. Vabbè, la smetto. Però è vero, cioè voi uomini avete veramente questo complesso delle misure. Infatti a me capita a volte che alcuni miei amici vengono da me per un parere femminile, per una rassicurazione, e io con tutta la mia dolcezza, la mia premura gli dico: sì, fate bene a farmi complessi. Anzi, vi dirò di più: se una donna vi dice per me il sesso non è importante, sappiate che questa è solo la prima di una lunga serie di bugie. Poi si sa, le bugie hanno le gambe corte. Anche se in questo caso il problema sono proprio le gambe. Io sono una ragazza sincera, trasparente e poco pretenziosa. E quindi sinceramente ti dico che se io scelgo di venire a letto con te, non solo pretendo una prestazione degna, ma che prima tu almeno mi abbia offerto una cena. E no, il mio non è materialismo. Io sono una ragazza dolce, romantica, una sognatrice. Ecco, io sogno il principe azzurro, sogno una bella cena romantica al lume di candela, magari con una bella vista mare. Ecco, allora in quel caso potrei scegliere di darmi completamente a te. Però se mi porti a mangiare il panino del McDonald's, gioia mia, il massimo che potrei darti è una mano. Va bene, forse voglio solo scroccare una cena, ma lo dicevano anche i latini: do ut des, dai e ti sarà data. E poi provate a darmi della materialista, cioè se ci facciamo due conti, chi è che ha speso di più per sta scopata? Tu una cena, io tra parrucchiere, taglio, colore, piega, trucco, crema per il viso, crema per il corpo, estetista, pilo e conciupilo, avrò speso minimo 80 euro. Quindi gioia mia, se alla fine non scopi manco bene, capisci che sono io che ci vado proprio in perdita. Lo so quello che state pensando. Dici, sono soldi buttati. Non è necessario che una donna faccia tutto questo per piacere ad un uomo. Lo so, avete ragione. Perché se un uomo ha voglia, ci si farebbe anche appena uscite dal cassonetto dell'umido, altro che dall'estetista. Però anche noi donne abbiamo i nostri complessi. Anche io lo ammetto, ho i miei complessi. Al punto che se per esempio una sera esco con uno e passa una ragazza che c'ha un bel culo, cioè finisce che è lui che mi dice a me: oh, ma finisce ancora, basta! Cioè,
cioè, furia di farmi complessi, finisce che il culo glielo guardo più io che lui. E quindi, ad essere onesti, poi basterebbe poco per vivere meglio, per stare bene, trattarci come esseri umani, ognuno con le proprie insicurezze. Che poi va bene essere galanti, va bene scroccare una cena, una tanto, però diciamo che alla fine non è questo quello che conta, no? Non contano le cene, non contano i regali, non contano i 28 centimetri, perché anche 18 vanno bene. A me, ad esempio, basterebbe trovare un uomo sincero, dolce, romantico, che mi faccia ridere, che mi ami al punto da capire i complessi di una stronza e che alla fine sappia usare bene la lingua e non solo per dire stronzate.